Come aumentare così gli FPS sul nuovo gioco Bodycam, uno sparatutto ultra realistico che tu puoi giocare, godertelo con una grafica abbastanza buona, godibile e soprattutto non laggare. Quindi in questo caso io avendo una 1660 Super, un processore Ryzen 5 3600 e 32 GB di RAM che lo faccio girare anche su Windows 11 64 bit, massimo 25 fps, minimo sui 15-17 fps con grafica epica, una grafica veramente spettacolare, però laggo. Quindi in questo caso, se disponi di una scheda grafica Nvidia, c'è il programma che ti ho lasciato in descrizione che si chiama Nvidia App. Con questo programma noi possiamo modificare la grafica al gioco. Se non lo trovi qua dentro, puoi sempre andare sui tre puntini qua, aggiungi programma e andiamo così a prendere la cartella Bodycam. Quindi gioco Bodycam e fai apri. Ed eccolo qua, bodycam.exe. Ovviamente, come puoi vedere, tecnologia monitor, compatibilità G-Sync, mettiamo questa, potenza ottimale, mettiamo adattivo, frequenza fotogrammi massima globale fino a 1000 fps. Facciamo applica, modalità bassa latenza, mettiamo ultra, mi raccomando mettete ultra, brillantezza dinamica ray tracing invece mettiamo usa impostazioni globali, niente nitidezza, niente intensità, se no se aumentiamo questa lagheremo ancora di più, facciamo applica. Una volta fatto, qui invece scegli così la scheda grafica da inserire e usa queste GPU, faccio applica. Una volta fatto, non ci resta ora che entrare nel gioco e fare delle modifiche. Ecco il nostro gioco. Ovviamente io sto anche un po' laggando. Quindi andiamo direttamente su settings. Andiamo su video. Andiamo su grafica. Epico. Da epico mettiamo tutto low. Tutto. Ok, 45 fps, la grafica l'abbiamo veramente ridotta e fa anche, vabbè, abbastanza bene. Adesso è giocabile. Proviamo con off. Senza la modalità FSR3 si vede così, però almeno non laghiamo più. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Iscriviti, lascia like per altri problemi ancora. Puoi commentare sotto al video. Noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!